Buongiorno a tutti, io sono Anna e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi c'è il proseguimento e la conclusione, perché sì, purtroppo questo sarà l'ultimo video della saga, se così lo possiamo chiamare, di me che apro i Kinder Joy per trovare i Funko Pop di Harry Potter. Se vi siete persi i video precedenti, i tre video precedenti, ve li metto qua in descrizione, sono molto carini, soprattutto il primo e il terzo, il secondo un po' meno, questo è il quarto. Visto che è l'ultimo video, ho voluto, diciamo, strafare e invece delle solite tre scatole ne aprirò sei, cioè nel senso, fatemi spiegare. Sono andata a prendere sei, ho preso sei scatole, tra cui tre le ho scelte io, tre le ho scelte la mia amica, se vi ricordate, quella che nel video scorso vi dicevo che dovevo andare sempre con lei perché con lei avevo avuto super fortuna, ecco. Quindi tre le ho scelte lei, tre le ho scelte io, solo che, come dire, da quando sono andata a prenderla ad adesso che ho il tempo di registrare questo video, sono passate un paio di settimane, forse anche tre, forse anche di più. Sì, non, ho perso davvero connessione del tempo, comunque sono davvero passate tante settimane. E diciamo che nel mentre io avevo voglia di mangiarmi un Kinder Joy e tutto, e non ho resistito, una cosa e un'altra, e ho perso una scatola. Quindi io tre Kinder Joy, una scatola da tre, li ho già aperti. Mi dispiace, volevo resistere e so che potevo mangiarmi il Kinder Joy senza aprire il regalino, diciamo, la sorpresa. Però mi sembrava uno spreco, nel senso, aprire il coach. Non ho resistito, ok? Ho poca forza di volontà e non ho resistito, mi dispiace. La scatola in questione è questa qui, come vedete l'ho già aperta, ma diciamo, fortunatamente per voi, sfortunatamente per me, non c'era nulla di che. C'era un Funko Pop di Luna che ho già. Il Funko Pop di Malocchio, che anche questo ce l'ho già, e una cosa che non avevo, ma di cui non è che mi interessi molto, questo che, se vi ricordate, è il bracciale barra metro barra segnalibro di Hermione. Questo non ce l'avevo, avevo solo quello di Malfoy e di Cedric, e adesso ho questo. Mi manca quello di quello di Corvo Nero, che credo che abbia la testa di Luna, dovrebbe avere la testa di Luna, mentre questo, se riesco a farvelo vedere, ha la testa di Hermione, ma non me ne frega niente. Era una scatola anche abbastanza fortunata, perché comunque ne aveva due, ma tutte e due ce le avevo già, quindi vabbè, non vi siete persi nulla. Ma adesso passiamo al video vero e proprio, e devo anche spiegarmi perché sono 5 scatole, comunque una l'ho già aperta, ok? Ma sono 5 scatole, ci metterò tantissimo, quindi scusate se andrò di fretta, vi faccio velocemente vedere quello che ho, soprattutto considerato che sicuramente troverò dei doppioni, ma ok. Quindi iniziamo con la nuova scatola, come potete aver sentito dal rumore, era nuova. E niente, iniziamo con quello al centro. Perfetto, questo è pesantuccio. Oddio, sì. No. No, mi sa che questo è un altro di quei segnalibri, scommetto. Nello scorso video ci avevo preso. Stavo dicendo, nello scorso video ci avevo preso la mano e avevo già capivo già dal suono più o meno cosa c'era dentro. E effettivamente ho ragione. Guardate, tra l'altro era l'ultimo che mi mancava, l'ho detto 10 secondi fa. Mi mancava solo quello di Corvo Nero e di Luna, cioè quello di Corvo Nero che è di Luna. Adoro, adoro, adesso ce li ho tutti. Non me ne faccio niente, io volevo finire la collezione di Funko Pop, ma ok. Che tra l'altro, appunto, questo sarà l'ultimo video, quindi questi saranno gli ultimi 6 pacchi, 5 pacchi che apro, e se non finisco la collezione con questi, non la finisco, e che mi dispiacerebbe molto, però è così, non posso spendere altri soldi perché davvero ci ho speso troppissimi soldi per comprare delle ovette della Kinder, quindi cioè, anche no, grazie. E poi sinceramente non so neanche più se sono ancora in commercio, queste le ho prese appunto un mesetto fa ormai, ma dettagli, 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 speriamo che vada bene. Comunque, anche se mi andasse male, ho la consolazione che almeno tutti i segnalibri di tutte le casate ce li ho. Continuiamo con questo qua. Allora, vieni, vuoi venire? Anche questo funziona. Anche questo è bello pesantuccio. Però non so se è il cibo o lui. Potrebbe essere un Funko Pop, però è abbastanza leggero. Cioè, spero di sbagliarmi e che sia davvero un Funko Pop, però no, lo sapevo.
Sono le cartine, sono queste cose qui, sono i segna, i post-it, tipo i segna libri che si mettono per segnare le pagine. Guardatevi i video precedenti, di questi qui ne ho 300, questo è quello con Hogwarts. Yeah. Ultimo ovetto del pacco, e qui sento già che c'è un Funko Pop, anche perché per forza, nel senso gli altri due non ce li avevano. E vediamo. Ok. Oddio, che ansia! Guardate voi, questo è il primo che apro da secoli. Ciao, vabbè, a parte quelli. Però nel senso con voi è il primo che apro. Oddio! Non ci credo! No, oddio! Non mi ricordo se prima ve l'ho detto, perché stavo cercando di sbrigarmi con questo video che sarà lunghissimo. Comunque i Funko Pop che mi mancano per finire la collezione sono Silente, Piton e Malfoy. E guardate cosa è capitato. È Malfoy! Eccolo qui, è Draco con la sua divisa da serpe verde, i capelli biondo platino, più o meno, anche le sopracciglia bionde, adoro. Ah, è stracarino, fatto super bene, adoro, sempre il buco in testa perché questo non può mai mancare. Adoro, non ci credo che l'ho trovato nel primo pacco, adoro. Bene, allora, adesso mi manca solo Silente e Piton. Solo Silente e Piton, me ne mancano due. Due, ho finito la collezione. Devo mantenere la calma. Passiamo a questa. Altra scatola. Che questa era nuova. Passiamo sempre a quella centrale. E forse c'è qua un Funko Pop. No, ok, no. Che cosa brutta. Mi si è aperto. Cioè, guardate, è venuto via direttamente perché si è incollato. No, vabbè. Comunque non era un Funko Pop, ma era uno di questi gommini qua. Cioè, di cosini qua per mettere la penna. E molto carino, però questo di Luna ce l'avevo già, ma di questi qui mancava quello di Dobby e credo basta, o forse c'è anche Harry, sì, credo che ci sia Harry anche, Dobby e Harry credo che mi manchino, però non mi interessa, mi voglio fare anche Pop. Ok, altro uovo, anche questo bello pesante, cerchiamo di non scogliere, ok, qua forse, no. Funko Pop sì, ma di Ron, e di Ron credo di averne già tipo due doppi che ho trovato nello scorso video, mi pare, se non mi sbaglio. E ecco qua, carino, ma è il terzo che ho, vabbè. Continuiamo con la stessa scatola, per l'ultimo. Fa un rumore sordo, secondo me è un altro di quei segnalibri. Esattamente, l'ho detto che ormai sono bravissima. Tra l'altro è di Sandwich, che credo di averne già due suoi. Il tempo vola, questa qui è già la quarta scatola, quindi ne ho già fatte tre, a parte ovviamente quell'una che avevo già visto, ma comunque siamo già a metà video. Dov'è il mio piton Silente? Ok, anche questo sembra abbastanza pesante, poi oh, qui c'è un funk pop. No, ok, non c'è un funk pop. Mi sono sbagliata, perché diciamo che è molto simile come suono, eccetera. È la testa di Dobby. Ok, va bene, non ci sono affatto rimasta male, no? Cioè, per niente rimasta male. Pensavo fosse un funk, proprio invece non lo è. Ma va bene. È appunto, come vi dicevo prima... quei Funko Pop, diciamo parti di Funko Pop che si mettono sulle penne, e io avevo Evige, Luna e queste Dobby, molto carino, mi piace, è fatto bene, cioè tutte le rughine, le orecchie sono molto carine, il naso punta, fatto davvero da Dio, però, cioè tra l'altro anche mi lamentavo lo scorso video di non aver trovato più di questi cosi qua, ma solo quelle cartine, segnalibro, cose bruttissime, cioè quei post-it, diciamo, e adesso li sto trovando, quindi non dovrei lamentarmi, però io voglio Funko Pop, questo è l'ultimo video, deve andare bene. No, sto facendo la stessa cosa di prima. Vabbè, qua c'era un Funko Pop anche qui, ma è un doppione. Ok, sto perdendo le speranze, anzi le ho già perse. La professoressa Lovengood, credo si pronunci così, non lo so, ma se ve lo scrivo qua sotto, non so se vedete che sto perdendo fiducia, e ce l'avevo già.
Tutto sommato questi pacchi non stanno andando male, comunque quello che avevo aperto senza di voi aveva una cosa che non avevo e due Funko Pop, peccato che fossero due doppioni, però comunque, cioè, come cosa ci stava, era davvero fatto bene. Quello che ho aperto poi dopo ho trovato Draco, quindi ottimo. Questo ha comunque un Funko Pop, una testa di Funko Pop, che comunque credo che sia abbastanza rara anche quella, e adesso vediamo cosa c'è qua dentro. Comunque non mi sta andando malissimo, devo dire, i pacchi sto avendo abbastanza fortuna, però non c'è quello che voglio, ecco, cioè nel senso non ci sono i Funko Pop che voglio, io punto, capito? E si sente. Questo non mi sembra un Funko Pop perché fa un rumore sordo, sono altre cartine, cioè io dico cartine, quei post-it. No, ho sbagliato, questo è un altro Funko Pop e cioè questo pacco era stupendo, cioè ci sono stati due Funko Pop, due, e una testa di Funko Pop, cioè era un pacco bellissimo. Il problema è che è la McGranite che ho trovato nel secondo video, credo, se non mi sbaglio, o nello scorso, forse nello scorso video, sì. Fatto benissimo, ma ce l'ho già. Ok, mancano solo due scatole, mi sono già sbrigato, ho aperto già l'altra e ho tirato via il primo uovo, perché sì, bene così. Non ho idea di quanto questo video stia durando e non lo so, cioè, spero di trovare quel che voglio. Questo mi sembra un Funko, questo qua, questo è un Funko Pop. È Ron. È un Funko Pop, ma è Ron. Questo fa ormai 1, 2, 3, 4, ho 4 Ron. Era maledizione dei Ron. Se vi ricordate, un po' di tempo fa ho fatto questo video sulle delle gomme che vendevano da Primark, che erano i personaggi di Harry Potter, cioè gommine a forma di personaggi di Harry Potter, e avevo trovato anche lì tipo due Ron, cioè è la maledizione, Ron mi perseguita, perché? Che poi per carità è fatto benissimo, ma è il quarto, basta, e due li ho trovati solo in questo video, no? Il secondo, oh, forse anche qua c'è un fan. Oddio, sai qua c'è un Funko Pop, però è leggero, quindi non so. C'è un Funko Pop, ma è ciò! Ovviamente più si va avanti nella collezione, più si rischia di trovare doppioni. E io... me ne mancavano tre, adesso due, quindi è logico che non li trovi. Però ciò, cioè, questo poco aveva due Funko Pop, ma nessuno di due era quello che mi mancava, cazzo, no! Ok, allora, ultimo. Ma sapete che... che forse questo è un altro Funko Pop? Allora, io non so se si possono trovare dei pacchi con tre Funko Pop. Io sapevo che sicuramente uno su tre è un Funko Pop. Due se ne possono trovare, perché infatti li ho trovati, ma tre su tre non lo so, cioè questo vorrebbe dire che avrei trovato Roncio e un altro Funko Pop. Questo sarebbe il pacco più fortunato del mondo, però cioè, sentite il rumore? Cioè, questo è un Funko. Vediamo. Ok, mettiamo la calma. No, vabbè. È un Funko Pop, quindi questo pacco aveva 3 su 3, 3 Funko Pop su 3. Io sconvolta, ma, cosa più bella di tutte è che è Silente, oddio! Oh, eccolo qua, con i suoi occhiali, tra l'altro in rilievo strafatti bene, la sua barba lunga, la veste violetta. Il cappello non mi piace molto, preferivo se li avessero fatto a punta, però se l'avessero fatto a punta avrebbero rovinato la punta facendoci il buco, quindi va bene così. I capelli grigi, ah, è fatto stra bene, non ci credo, mi manca solo Piton e ce li ho tutti, non ci credo, adoro. Si può dire che questo sia stato un pacco fortunatissimo, cioè nel senso 3 su 3. Cioè, adoro, peccato che durano doppioni, ma non si può chiedere tutto nella vita, va bene. Adesso credo che mi manchi solo una scatola, esatto, sì, mi manca solo questa, ed è l'ultima chance che ho per trovare Piton. E devo dire che sono un po' emozionata, perché se non lo trovassi mi dispiacerebbe davvero tanto, ma se lo trovassi invece sarebbe, cioè sarebbe perfetto finire questa collezione insieme a voi nei video. Cioè, sarebbe davvero la conclusione perfetta per tutta questa saga.
vediamo. Cioè, ho ansia solo ad aprire il pacco, vabbè. Questo fa un rumore sordo, probabilmente qui ci sarà uno di quei segnalibri. Sì, sentite, o sono le carte. Ah no, mi ero dimenticata dell'esistenza di questi cosi. Avevo avuto fortuna, non li avevo ancora beccati. Sono questi braccialetti fatti malissimo. Li vedete sempre negli altri video, ormai non spreco neanche tempo ed energie per farveli vedere. Vi faccio vedere solo le cose interessanti. Ok, allora questo potrebbe avere il panco proprio, lo, sì, cioè, lo sento pesante. Ok, sì, sentite? Sì, questo è un panco proprio. Devo sperare che sia Piton. Anche perché potrebbe essere l'unico panco che c'è in questo pacco, perché non sono sicura che ce ne siano due. Chi è? No, è Hagrid. Per me li riconosco anche dal retro. Bellissimo, per carità, ma ne avevo già due, quindi questo è il terzo. Ho 4 Ron, 3 Hagrid, perfetto. Questo è l'ultimo letto. Proprio l'ultimo. Mi sembra che anche questi siano panco pop, sento il rumore abbastanza sordo, anche se potrebbe ingannarmi di essere un segnalibro, però spero di no. Forse un segnalibro, però, ok? Sì, forse un segnalibro, no. Esatto, è il segnalibro ed è Hermione. Ok, questo non so se riuscite a vederlo, ma è il mio bottino di oggi. Sono 10 Funko Pop su 6 pacchi, quindi non si può dire che io non sia stata fortunata, ovviamente, cioè non lo si può dire assolutamente. Questi 6 pacchi sono stati chi più chi meno comunque tutti fantastici, cioè se avessi iniziato a fare questa saga con questi pacchi, con queste scatole, cioè sarei stata felicissima. Purtroppo però io ero alla fine. Ho trovato, c'è da dire, su 3, 2 che mi mancavano, quindi anche qui non posso lamentarmi, però certo il dispiacere di non aver trovato Piton, che era l'unico che mi mancava, perché ok, non trovavo nessuno dei 3, va bene, ne trovavo solo uno su 3, va bene, ma trovarne 2 e non trovare l'ultimo, ah, cioè mi dà quasi un senso di incompletezza. Questo non vuol dire che farò un altro video, questo sarà la fine, l'ho deciso e sarà così, a meno che mi diciate no, riportalo, dubito. Comunque ho la mia scorta, il mio esercito personale di Funko Pop, davvero ne ho tantissimi, non so neanche cosa farmene dei doppioni, non so se provare a scambiarli con qualcuno che ha un Piton doppio, non lo so, non so se comprarlo, ho visto di gente che vende i doppioni online per quelli che vogliono finire la collezione, dipende quanto costa, non lo so. Nel caso, quando deciderò cosa fare, vi terrò aggiornati su Instagram, che vi lascio qua il nome della mia pagina di Instagram, dove appunto vi dirò alla fine cosa ho deciso di fare di tutti questi, e se ho deciso di continuare la collezione e finirla, visto che me ne manca uno, e ho anche tutti e 4 i segnalibri, di quelli per la penna mi manca solo quello di Harry, il resto ce li ho tutti, e i bracciali, vabbè, erano solo 2, quindi quelli ce li ho, e i 2 cosi per i post-it ce li ho tutti. Quindi alla fine, bene o male, non mi è andata malissimo. Se proprio devo contare, mi mancano 2 cose per finire tutta la collezione di tutto quello che si poteva trovare, Piton e la testa di Harry per metterla sulla matita, e basta. Quindi per il resto diciamo che mi ritengo soddisfatta. Mi dispiace, certo, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca il fatto di non aver trovato l'ultimo Funko Pop che mi serviva, ma va bene così, cioè capita, ho avuto già abbastanza fortuna, quindi va bene. E nulla, questo ultimo video si può concludere qua, lasciate un like se questo video, comunque tutta la saga, vi è piaciuta, vi è intrattenuto, eccetera. E noi ci vediamo nel prossimo, ciao!